Politicamente scorretto 2011, siamo qui con il dottor Maurizio De Lucia, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, autore insieme al giornalista Enrico Bellavia del libro Il Cappio, che racconta dettagliatamente la legge del racket in Sicilia. Allora, io comincerei subito a farle una domanda sul pizzo e chiedendole che tipo di valore ha per i mafiosi il pizzo? Ha un valore puramente economico oppure c'è dell'altro? C'è soprattutto dell'altro. Cosa nostra e più in generale le mafie hanno diversi sistemi per accumulare profitti. Quello dell'estorsione non è il principale, si guadagna molto di più trafficando cocaina, ad esempio. Però le mafie sono diverse dalle altre strutture criminali perché hanno un contatto e la necessità di essere sul territorio. Per loro il pizzo è soprattutto il modo di manifestare la loro presenza sul territorio. È una sorta di tassa, di servizio alternativo rispetto a quello che lo Stato offre, ma è una cosa a cui devono sottostare tutti. Perché per esserci una mafia ci deve essere appunto il controllo del territorio, il pizzo è la forma attraverso la quale loro controllano il territorio. Dunque, prima di tutto potere, poi è anche una forma di accumulazione di capitali illeciti. E come si spiega il fatto che nonostante l'intensità della repressione giudiziaria il fenomeno continui a riprodursi? Perché non è un fenomeno che si gestisce soltanto con la repressione giudiziaria. Siccome le mafie sono qualcosa di diverso da una semplice forma organizzata di crimine, ma sono qualcosa che è anche una struttura culturale, se vogliamo, ed è una cosa radicata su quel territorio di cui dicevo, perché sono presenti in Sicilia, certamente all'Unità d'Italia e sicuramente anche da prima, i tempi per capire che bisogna ribellarsi, dunque per rispondere a un fenomeno che è anche un fenomeno culturale, nostro malgrado, sono strumenti culturali. Quindi va bene la repressione penale, ma poi ci vuole la consapevolezza che pagare il pizzo è qualcosa anche di eticamente non accettabile. E quindi ci vuole un grosso lavoro che non è più soltanto un lavoro di polizia, carabinieri, finanzieri e magistrati, ma proprio davvero un lavoro che richiede a tutta la società, in particolare quella siciliana, che io conosco bene, di alzare la testa e di ribellarsi. E un'ultima domanda. Giovanni Falcone fu a suo tempo accusato di essere amico di Salvo Lima perché aveva archiviato le accuse di un pentito che poi si era rivelato un falso pentito. Oggi come deve agire un buon magistrato e di conseguenza come la cittadinanza deve rispondere a... Come deve agire un buon magistrato? Deve agire come agì Giovanni Falcone, perché Giovanni Falcone nella sua storia è stato accusato di tutto, nel senso che è stato accusato di essere amico delle sinistre quando come dire, le sue inchieste portavano in galera ad esempio i Salvo, che erano uomini legatissimi al potere andreottiano. È stato accusato di essere amico di Andreotti quando appunto arrestò per calunnia Pellegriti, il pentito che accusava con accuse false, il che non vuol dire che poi la persona fosse una persona santa, ma le accuse erano false, quindi lui fece il suo dovere di magistrato arrestando il pentito che accusava Salvo Lima e scoprendo che era un falso pentito. È stato accusato di essere amico dei socialisti quando andò a lavorare al Ministero della Giustizia. Quindi è stato accusato di molte cose e questo è da molte come dire, diverse sponde politiche e questo dimostra quale figura di magistrato fosse, cioè un magistrato che faceva soltanto il suo dovere, un magistrato che fa soltanto il suo dovere è sempre un magistrato scomodo, talvolta per qualcuno, talvolta per qualcun altro, ma il magistrato deve fare il magistrato. L'opinione pubblica poi può e deve criticare qualunque operato di qualunque esponente pubblico, quindi anche di un magistrato, ma una cosa è quello che fa l'opinione pubblica e una cosa è quello che fa il magistrato, cioè il magistrato ha una sola luce da seguire, la legge e la Costituzione, poi tutto il resto, avere il sostegno dell'opinione pubblica, non avere il sostegno dell'opinione pubblica è cosa che per chi fa il magistrato non deve contare, mentre invece l'opinione pubblica deve essere molto critica verso chi esercita poteri, i magistrati ce l'hanno, quindi l'opinione pubblica ha il diritto e il dovere di essere critica verso l'azione dei magistrati. Perfetto, grazie mille.